Americana Healthy su Radio Blu, sono le 10.37 e finalmente siamo in compagnia di due ospiti che sono qui con noi. C'è Fabio Bernacconi, che poi voglio sapere adesso in che veste è qui, e poi c'è Fresa dei Motozappa. Buongiorno ragazzi. Eccoci, buongiorno. In veste di portiere, perché ero qui per caso, ha suonato Fresa e io ho aperto. Hai aperto? Portiere, questo senso, sì, qui. Sì, io avevo capito subito portiere di calcio. No, che c'è da parare qui dentro? Da parare c'è Fresa da parare. Eccolo, buongiorno Fresa. Buongiorno a tutti ragazzi, c'è da parare le botte che gli sto per dare. Ecco. Dipende quello che dirà sul disco che stiamo per lanciare, di cui parleremo stamattina. Sì, ma mi fai anche un po' da mena stamattina? Sì, perché tra le altre cose sono anche in veste, diciamo, di critico musicale, ecco. Critico musicale, nonché critico voce musicale. Ufficiale, ecco, del gruppo, sì, possiamo sì, dire. Sì, va sì. Bene, allora ho visto la faccia Fresa sgrana gli occhi. Allora no, in realtà Fresa in particolar modo qui stamattina per presentare il nuovo album dei Motozappa, La Pista. Possiamo dire l'album dell'immaturità? Sì, assolutamente. E forse è l'album più immaturo dei cinque, perché questo è il quinto disco. Non so se c'è un premio qui a Radio Blu, tipo il disco di platino, di guarda, latta, il di quinto lattuga. Disco è sempre la prova più difficile per un gruppo musicale, no? Caparezza diceva il secondo, invece il quinto in realtà, o no? Sì, è vero, dipende dall'età. Alla nostra età già la seconda è molto difficile. Difficilissimo. Però, la quinta è impossibile. Ma è impossibile. Però non è detto, perché sai, oggi ci sono tanti rimedi, tanti farmaci, quindi tutto si può fare. Ragazzi, allora parliamo di questo disco, che è un disco che so sta andando veramente a ruba, e non è una di quelle frasi fatte che si dicono sempre quando si fa promozione, cioè stavolta è proprio vero. Sì, perché costa talmente tanto che la gente preferisce rubarlo piuttosto che comprarlo. Ma quanto lo vendete, scusa? No, ma non lo vendiamo. No. Ah, non lo vendete? Non è vendibile, no, il disco. No. Il disco lo possono trovare tutti gli appassionati o che lo desiderasse. Sì. Contattandoci sul nostro sito www.motozappaband.it. bene, quindi bisogna chiedere informazioni a voi, ecco, per mi guardi, per potersi procurare il disco. Che state confabulando voi due là? No, assolutamente niente, che avendo un microfono solo così vicino, io agli uomini, soprattutto con la barba, preferisco starci lontano. Allora Fabio, fatti la barba almeno, così sì, potresti avere più chance. O magari prendi i capelli da sotto, mettili sopra, che forse è meglio. Quello che volevo dire, scusa, Gianluca, dimmi, questo disco è dell'immaturità, probabilmente, perché dopo anni siamo arrivati a spostare l'asticella del linguaggio sempre più in alto, sempre, anzi, forse più in basso. Come i bambini che fanno le prove, dicono le parolacce per vedere l'effetto sulla faccia dei genitori, no? Perché alcuni genitori ridono, altri menano. Esatto. Per ora non ci ha menato nessuno ancora, ma non si sa mai. Ah, ecco, dal vivo può succedere veramente. Prima o poi qualcuno arriverà, dici? Stavo guardando un po' le tracce del disco, no? I vari titoli delle canzoni, chiaramente confermata la forte componente agreste, no? Dei Motozappa, leggo appunto Zampone, il Salame, eccetera, la Finocchiona, insomma, qual è il tema, visto che questo è il vostro primo concept album, giusto? Bravo, esattamente, dopo i Pink Floyd noi siamo i secondi a fare un concept album. I Pork Floyd. Però. Esatto. L'album si chiama La Pista, e come tu sai, Gianluca, la pista dalle parti nostre significa lavorazione del maiale, perché oltre la valle, lavorazione del maiale. E questo, appunto, ogni canzone rappresenta una parte, o almeno un prodotto, un derivato. Diciamo, della pista, quindi Zampone. Però in realtà voi sapete che noi amiamo molto giocare con le parole, certo. Con i doppi sensi, eccetera. Non è detto che la canzone che si chiama Il Salame significhi parli proprio di salame. Parla di un salame. Esatto. Non vi posso dire quale. C'è anche una canzone di denuncia nell'album, sì, che è Metal Mezzadro Rock. Esatto. Curiosissimo di sentirla. Diciamo su cosa, ma diciamo che è una canzone di denuncia. Sì, è vero. Bisogna ascoltarla per capire. Sì. Un'analisi sociale, viene molto profonda. Perché poi voi vi mascherate dietro questo aspetto giocoso, no? Dietro questa componente agreste, come dicevo, per fare delle denunce sociali, giusto? Sì, questo noi cerchiamo più che altro di parlare dei problemi di tutti i giorni,
cercando anche di andare un po' nel, diciamo, nel profondo delle situazioni, anche sociali, se vuoi, no? Per esempio il problema dell'immigrazione, il problema dei rapporti tra uomini e donne, il problema dei rapporti tra padri e figli, no. Tra uomini e uomini ne parliamo anche di questo. C'è un titolo, vabbè, ma adesso lasciamo perdere. No, invece volevo parlare anche di altri aspetti. Facciamo una cosa, mandiamo un disco e poi tra poco torniamo in diretta con appunto con voi, con Fresa e con Fabio Bernacconi per parlare dell'ultimo album dei Moto Zappa su Radio Blu. Robin Thicke, T.I. e Pharrell, era Blur Lines su Radio Blu, sono le 10:46, siamo in diretta con Fresa e con Fabio Bernacconi per parlare appunto del nuovo album dei Moto Zappa che si chiama La Pista, che abbiamo detto non è una pista per correre, non è neanche quella pista lì, quella bianca, neanche la pista di neve, ma è quella dove si lavora il maiale, no? Sì, è vero. Noi abbiamo provato a sniffare la pista di maiale, veramente difficile perché si impiccia nella narice. Immagino un po' grassa poi. Sì. A proposito di maiale, Fresa, ho visto che ognuno di voi, praticamente della band, si è associato in qualche modo a una parte del maiale. Tu, per esempio, sei la pancia. Sì, io perché in realtà sono quello che nella parte, diciamo, inferiore del maiale, quello che un po' supporta il peso di tutti gli altri e anche quello che fa le cose un po' di pancia, qualche volta anche un po' di sottopancia, se vuoi. Ho capito. Vedo che poi tra l'altro c'è un bellissimo pensiero, anche una bellissima foto per quanto riguarda la spina dorsale dei Moto Zappa. Sì, c'è un piccolo ricordino, una foto di Cristian Alterio che salutiamo. Sperando che ci ascolti, perché purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, ci ha lasciato prematuramente a 33 anni, era il nostro bassista, grande personaggio. È veramente stato molto molto importante per voi, come mi raccontavi, insomma. Esatto. anche in un momento particolare, e momenti che tutte le band poi hanno, no? È vero. a un certo punto poi vabbè, lasciamo perdere chi fa la parte posteriore, perché l'avete messo qui la Perticara, che poi tra l'altro sarebbe poi il trapano, è noto a tutti, anche a Fabriano e non solo, come il trapano, perché è quello che, diciamo, è sempre dietro, un po' dietro le quinte, senza allusioni sessuali, no, chiaramente. No, assolutamente, no, perché assolutamente. Visti i titoli delle canzoni, uno potrebbe anche. No, lui è un padre di famiglia normale, non è normodotato, questo sì, da lì il nome. Ah, il trapano, sì. No. Però è uno che sta nella parte posteriore, perché è un po'. Ma scusa, tu che ne sai a proposito? Beh, lo conoscono tutti. Sì, ah, sì, c'è la moglie che va in giro da anni con un sorriso a 32 anni. Ah, beh, quindi sì, ecco. Invidiata da tutte le donne. Si sa. va bene ragazzi, allora questo è un disco sicuramente da ascoltare e riascoltare, questo dei Moto Zappa, che ricordo si chiama La Pista. Sì. E per poterlo avere, perché mi dicevi appunto non è in vendita nei canali tradizionali. Esatto. E io ogni volta che pronuncio anche una parola come canale con voi ho sempre un po' paura, no? Perché sai com'è. Beh, i canali sono normalmente come una volta, no? Ti ricordi? Il primo e il secondo. C'era la Rai, c'era anche, certo. Adesso appunto, c'è anche il 3. Per questa vabbè, ok, niente, quindi dicevo non nei canali tradizionali, ma bisogna appunto contattarvi. E qual è il sito allora? Il sito è www.motozappaband.it. Ma sì, sul sito a breve dovremmo avere anche i link per poterli scaricare anche da iTunes, Google. Ottimo. Play, Deezer, Spotify, eccetera eccetera. Ma per un'altra, perché non fai una cosa originale? Dai un altro sito internet, ad esempio. Quale? Quello del. No, uno a caso. Non quello della CIA? Ecco. No, meglio lasciamoli perdere quelli. Va bene. Comunque, Gianluca, io ti ringrazio. Ma grazie a voi. L'ultima cosa che volevo dire è che parlo proprio di due cose. Una, che stiamo preparando lo spettacolo di lancio, aspettando che torni anche il nostro amico dall'altra parte dell'oceano, Stefano Salimbeni, detto anche Aucchi, che vive là, come tutti sanno, facendo il giornalista. E torna a Fabriano a fine febbraio, e lì al teatro speriamo di poter organizzare questo concerto. Quindi possiamo dare una data approssimativa? Diciamo tra fine febbraio e inizio marzo, quello sarà più o meno il periodo in cui lo faremo. Benissimo, poi chiaramente noi terremo informati tutti gli ascoltatori di questo ampio bacino, che poi, perché non siete famosi solo a Fabriano per fortuna, ma insomma siete molto conosciuti. Vabbè, quindi ecco, informeremo i nostri ascoltatori di questo concerto, di questi eventi di lancio. Sì. E l'altra cosa che volevo dire velocemente è che
ci abbiamo messo tanto a fare questo disco per come qualche ragione che ti ho appena spiegato. Per problemi di età, più che anche per quello, perché non ci ricordiamo più niente, però già sembra strano, già stiamo lavorando al prossimo, perché un po' le canzoni, per chi le scrive, no? Io me le immagino come un prato, no? È come falciare l'erba. Una volta che hai scritto una canzone, hai falciato il prato e da sotto rinasce. Ma che meravigliosa metafora, veramente. Metafora e metà dentro. Ottimo. Grazie Fresa, grazie anche a Fabio Bernacconi. Grazie a voi. Io volevo dire solo un'ultima cosa. Se io il consiglio che vi do, non compratelo. Non compratelo, non ascoltatelo, perché veramente non. La promozione è perfetta. Sì, cioè non è un gran disco. Se proprio dovete, magari regalatelo. Ecco, questo qui. Però non ascoltatelo, perché non è. Quindi non fa bene. Mi veniva da dire una cosa, ma non la dirò, perché sai, siamo in fascia protetta, poi la dico in privato. Allora, è come quella cosa lì che si fa ma non si guarda. Esatto. È vero? Esatto. Va bene, grazie ragazzi, a prestissimo. Ciao Gianluca. Ciao, 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 grazie tutti. Gianluca. Ciao a tutti. Radioblu.com. Mi chiamo Laszlo e vengo da Ungheria, e quante donne ho sfugato in vita mia.